quello di cui andiamo a parlare oggi è un libro molto forte e molto crudo, scritto da questa poetessa, Alda Merini, che è una personalità molto particolare. Voglio dire subito che questo video lo dedico a una mia amica che si chiama Claudia e che ha la mia stessa passione per gli argomenti tali come storia della psichiatria, eccetera. Non voglio andare più nel personale, comunque lo dedico a lei questo video. Questa è la recensione dell'Altra Verità, libro di Alda Merini. Un libro che io ho comprato con molto piacere, non è un libro molto lungo, è un libro abbastanza fruibile e racconta l'esperienza di Alda Merini all'interno del manicomio. Questa poetessa che è stata diverso tempo in manicomio racconta proprio con questo racconto duro e crudo le sue esperienze all'interno dell'istituzione manicomiale. Un'istituzione cruda e dura, su cui poi farò un video più specifico, ma soprattutto racconta anche delle esperienze particolari, delle esperienze amorose vissute tra i pazienti di questo manicomio e anche da lei stessa. Racconta di una sessualità strana, di una sessualità più volta alla libertà, quindi alla voglia di evadere, no? La sessualità è intesa come una nuova vita, una nuova forma di libertà, una nuova forma di pensiero. Quindi racconta di questo personaggio di cui lei era tanto innamorata, tutto inizia come un'amicizia e poi si evolve in qualcosa di più forte. Racconta degli odori del manicomio e quando racconta degli odori del manicomio ci si sente proprio dentro, si sente proprio quell'odore di piscio, come lo definisce lei, all'interno del manicomio. Leggendo le sue parole lo senti, è come se tu fossi con lei all'interno dell'istituzione manicomiale. E quindi secondo me è un libro che vale la pena leggere, è un libro su cui vale la pena riflettere. Alda Merini è conosciuta principalmente per le sue poesie, che consiglio ovviamente. Io non ho ancora avuto il piacere di leggerle, ma sicuramente saranno fantastiche considerando il libro. Ma è un personaggio particolare, è un personaggio che ha vissuto in un altro mondo, perché il manicomio era un altro mondo rispetto all'esterno, era un altro posto, era una città, era un mondo totalmente diverso. Quindi una persona che sembra parlare quasi da un'altra dimensione. La crudezza delle sue parole, ma allo stesso tempo la dolcezza delle sue storie, delle avventure, delle amicizie, degli amori sbocciati all'interno di quella prigionia, perché prigionia soltanto si può definire il manicomio. Leggete questo libro perché ne vale veramente la pena. Lo trovate sia in biblioteca, in libreria o anche in formato digitale se preferite. Mi raccomando, è un libro che vale la pena leggere.